Il comparto dell'industria culturale e creativa è in ginocchio, mentre il turismo, per esempio, ha avuto una seppur breve ripartenza in estate, coloro che invece lavorano nel comparto dell'industria culturale, quindi dagli artisti fino a tutti gli attrezzisti, tutti coloro che lavorano dietro le quinte, sono in ginocchio. Che cosa fare? Dietro queste persone ci sono delle famiglie. Io ho indirizzato una lettera al ministro Franceschini per chiedere di ripensare alcune misure, almeno per quelle strutture, pensavo ai teatri e ai cinema, che per la loro stessa natura, dato gli spazi ampi, possano assicurare comunque anche in apertura, possono assicurare tutti i protocolli di sicurezza, quindi possano assicurare il distanziamento, entrate e uscite differenti, perché il comparto è in ginocchio. Noi non possiamo permettere di non prendere in considerazione di riaprire anche soltanto un settore, anche soltanto il cinema e il teatro, perché comunque dobbiamo dare un segnale a questi lavoratori. Le chiedo l'Europa in questo momento, davvero, che cosa può fare per l'Italia, per il mezzogiorno dell'Italia? Beh, noi abbiamo perso tantissime occasioni, ma è inutile piangere sul latte versato, quindi adesso pensiamo al futuro. Certo, pensiamo al futuro, però prendendo degli insegnamenti dai nostri sbagli. L'Unione Europea ci dà e ci ha dato e ci potrà dare in futuro tante opportunità, per esempio per l'agricoltura, per esempio per la formazione dei lavoratori, delle nuove generazioni, per dare la possibilità anche ai ragazzi e al personale scolastico e universitario di fare degli scambi con Erasmus. Noi però dobbiamo essere veloci a proporre dei progetti, perché fino adesso quello che ci ha penalizzato tantissimo è la lentezza di risposta quando ci sono bandi aperti. Per quanto riguarda il settore della cultura, ho appena finito una riunione in Parlamento con la commissaria Gabriel, che tra l'altro è ammalata di Covid, quindi si collegava in remoto, per chiedere un sostegno anche ai lavoratori dell'industria culturale e creativa, che purtroppo sono stati ancora penalizzati dai fondi europei, perché si parla tanto di cultura, però poi quando bisogna agire concretamente e con tempestività è il primo settore invece che viene messo da parte. E anche alla commissaria ho chiesto concretamente e anche la tempistica delle azioni che si vogliono mettere in campo per questo settore, perché fino adesso, da marzo ad adesso, oltre Europa Creativa, non si è fatto niente per questo settore.